Il Consiglio Comunale di Patti del 21 marzo 2013 sarà ricordato come il primo consiglio in cui sono risultati assenti perché sospesi dal prefetto di Messina Stefano Trotta, in quanto colpiti dalle misure cautelari dell'operazione fake, tre consiglieri comunali, Domenico Pontillo, Pasquanino Lamacchia e Filippo Tripoli, tutti di Patti Futura. Ma è stato anche il giorno di commemorazione del capo della polizia Antonio Manganelli, a cui il 25 febbraio 2011 è stata conferita la cittadinanza onoraria di Patti. Queste le dichiarazioni del presidente del Consiglio Comunale Giorgio Cangemi e del sindaco Mauro Aquino, poi il minuto di raccoglimento in aula. Come voi sapete, il signore Antonio Manganelli è venuto a mancare dopo 2 anni di malattia, ma il coraggio l'ha portato via, ha aiutato con tutte le sue forze, da un mese era in coma farmacologico e non ha superato purtroppo questa malattia. E noi eravamo particolarmente legati a lui, tanto da dargli la cittadinanza onoraria partente, perché è stato sempre vicino al nostro territorio, in particolare alla nostra comunità. Manganelli ha stimolato all'infinito la capacità investigativa delle forze dell'ordine, ma ha voluto restituire anche loro un volto umano. Come ho già avuto modo di fare da ieri sera, voglio esprimere a nome dell'intera città vicinanza e cordoglio alla famiglia dello scomparso prefetto Manganelli, di questa città. Per questa ragione ho già, come segno di rispetto, ho già disposto che in concomitanza con le esequie, che si terranno sabato mattina alle ore 11, le bandiere dei palazzi degli uffici pubblici vengano esposte a Mezzastro. Chiedo anche al segretario di estrarre il verbale della predetta seduta e di inviarlo alla Grazie signor Sindaco per l'intervento e allora un minuto di silenzio. Di seguito via i lavori e si è subito passati al punto in cui si era incentrata l'attenzione generale, la presa d'atto della sospensione dei tre consiglieri comunali e con l'intervento dei consiglieri Achille Fortunato e Giacomo Prinzi e poi la risposta del sindaco Aquino. Presidente, signor sindaco, colleghi consiglieri, le vicende giudiziarie accadute nei giorni scorsi indeboliscono le nostre istituzioni e il buon nome della città. Faccio un appello al sindaco, al Presidente del Consiglio, ai colleghi consiglieri e alla Giunta, affinché si tuteli e difenda la credibilità della città, del Consiglio Comunale, del Comando di Polizia Municipale e degli uffici interessati. Questa triste vicenda, che a torto o a ragione ha coinvolto sia diversi politici che alcuni dirigenti comunali, deve servire da monito a tutta la classe politica e dirigenziale ad agire per il bene della nostra comunità con onestà, serietà e trasparenza, nel rispetto dei ruoli e delle regole democratiche, affrontando gli annosi problemi che da troppi anni affliggono e mortificano la nostra città, affinché si possa ridare fiducia e speranza alla cittadinanza e in particolare ai nostri giovani. Grande fiducia pongo nel lavoro della magistratura, con l'augurio che la vicenda al più presto possa essere chiarita. Grazie signor Presidente, io avevo deciso di non intervenire in merito alla questione, fermamente convinto che il profilo penale avrà il suo corso e la magistratura effettuerà tutti gli accertamenti dovuti. Volevo chiedere, prima di fare un intervento, più che altro in maniera incidentale, sono apparse delle dichiarazioni su Facebook. Dei commenti e si potrebbe anche queste dichiarazioni, frasi, esternazioni, veda lei come definirle, restare anche a delle interpretazioni piuttosto
anche contro al civico consesso. Mi spiego, nella parte in cui si diceva che le persone per bene, a seguito dei noti fatti che sono accaduti nella città di Patti, a seguito di questi fatti le persone per bene sono rimaste fuori dal consiglio comunale. Ecco, io prima di commentare questa faccenda volevo chiedere al sindaco un'interpretazione autentica di quelle che erano le sue dichiarazioni. Grazie. E credo che la cosa non si presti a interpretazioni, al fatto che per il gran numero di candidati e di liste i risultati della campagna elettorale sono stati acquisiti anche con scarti minimi, quindi è anche possibile che, come in effetti è avvenuto, liste o singoli candidati siano rimasti fuori dal compito, dal ciclo consesso, per pochissimi voti di lista o di preferenze. E quindi il mio più che altro è un interrogativo. Mi chiedo se chiunque, gente onesta, ma la presunzione è che tutti siano onesti, che vanno in giovani, i professionisti, i donori, i lavoratori, eccetera, eccetera, che volevano spendersi per la città, se per avventura non siano stati messi nelle condizioni di dare questo contributo per la città. Non intendo, ma credo che sia abbastanza chiara la frase, fornire una visione manichea della situazione per cui i buoni stanno da una parte e i cattivi stanno dall'altra. Qui credo che invece da quelle dichiarazioni emerga con forza una cosa, e che cioè proprio nell'ottica della difesa della città di cui parlava prima il consigliere Fortunato, dire in maniera chiara e forte che non c'è una città dedita a pratiche illegittime, non c'è una classe politica dedita ad accaparramento del consenso con metodi illeciti, se e solo quando verranno accertate responsabilità penali, quelle saranno responsabilità penali, e mi auguro che non sia così, l'ho già detto e già scritto, mi auguro che tutti i soggetti coinvolti, tutti i centri, se possano morire, se è possibile, saranno comunque, dicevo, responsabilità dei singoli e non già di una città, non già di una classe politica. Prinzi di seguito ha replicato ad Aquino, ricordando che lui in campagna elettorale denunciò stranezze e anomalie, visto che Aquino era sostenuto da 5 liste, Luigi Gullo da 8, invece Nicola Calabria e Tindaro Giusto rispettivamente da 2 e 1. Ecco perché a suo parere, considerando alterato il voto, non solo del Consiglio ma anche quello per il Sindaco, sarebbe stato opportuno per il Sindaco dimettersi e tornare alle urne. Più polemico l'intervento del consigliere Nino Gigante. Non ci dovrebbe essere nessuna discussione, ma che sia la magistratura a fare il suo corso, la sua indagine. Il nostro partito ha sempre agito sempre con lo stesso modo. Coloro se vi ripiegassero, diciamo, delle incongruità, delle situazioni che hanno a che fare con la giustizia, la prima cosa che facciamo, allontaniamo, espelliamo il nostro o candidato, o deputato, o consigliere, o chiunque esso sia, in attesa che si faccia giudicare. Non siamo stati abituati a dire, ecco qua, la magistratura, la l'orologeria, e quindi tutto fa causa in sostanza, perché poveraccio, le vittime fanno, alcuni fanno le vittime. Non facciamo più. C'è stata un'indagine, e io lo piena fiducia alle forze dell'ordine, alla magistratura. C'è stata un'indagine. E se era opportuno che nessuno entrasse in merito, ma è un'indagine, un processo di soccorso, e poi nei fatti, se si ha torto, che ha torto paga, ha ragione, poi si va a valere nelle sedi opportune. Certamente non posso, come diceva l'amico Prince, anche se forse mi sono accontentato, non lo so. No, non posso accettare evidentemente un intervento, non di una persona qualunque, ma di un sindaco che ha il dovere di difendere questo paese, e non che ha il dovere già di fare i condanni a priori, perché carissimo Prinzi, io non sono a governo, e l'ho detto tante volte, e poi se mi rivedo, forse
una volta, babà, io mi capirei 4, 5, 6, 7 volte, ma arriva alla fine, e capisco cosa c'è scritto. Allora un sindaco che già dà sentenze, e in questo paese le elezioni sono state bloccate, non soltanto adesso, ma anche negli anni precedenti, io credo che un sindaco non sta rappresentando bene il suo paese, ma ha un veleno addosso che ancora dopo l'elezione non si permette di dura. Infine, il Consiglio Comunale, dopo la presa d'atto della sospensione dei consiglieri, ha votato favorevolmente all'unanimità il regolamento anticorruzione, quello dei gruppi consigliari, la compensazione debiti crediti comunali e la mozione su un intervento in una scuola. Rinviate alcuni punti per mancanza dei consiglieri proponenti e il piano di protezione civile per mancanza di allegati. Durante la seduta non sono mancati altri momenti di tensione, scontri verbali tra il presidente del Consiglio Cangemi, il sindaco Aquino e il consigliere Nino Di Dio Calderone. In questa occasione Cangemi ha prima tolto la parola al sindaco e poi al consigliere Calderone. Il consiglio ora proseguirà il 25 marzo prossimo.